Ciao tesori, in questo video vi mostro finalmente i miei acquisti fatti da Tiger. Ho visto che il vlog vi è piaciuto tantissimo e io sono contenta di potervi portare insieme a me da Tiger per scoprire le nuove collezioni. Questo video è in collaborazione con la dolcissima Elena del canale Elena Dreamer. Abbiamo deciso di fare questo video in collaborazione e penso che ce ne saranno altri anche riguardanti Tiger perché noi siamo malate di Tiger, voi lo sapete, e anche lei acquista sempre da Tiger. Quindi abbiamo deciso di fare questo video per mostrarvi tutto quello che abbiamo acquistato. Tutte le informazioni di Elena, mi raccomando, le troverete sempre giù nell'info box. Io mando un bacione a Elena perché è veramente dolcissima e vi consiglio di andare a vedere il suo canale. Questa collezione è la collezione dedicata alla scuola, perché adesso tutti o quasi tutti ritornano a scuola, tranne me. E quindi è la collezione Back to School. Questa qui è la busta che mi sono fatta dare ed è un amore, cioè, allora, no, lui non è un amore, però è bellissima perché mi ricorda infatti la scuola, non lo so perché, penso a lui e penso alla scuola, perché a me è un maschio e una femmina, non lo so. Comunque, da questo lato ci sono gli occhietti così, le buste di Tiger sono sempre bellissime. Ma andiamo a tutto quello che ho preso, perché veramente ho preso tantissime cose. Ovviamente io non vado a scuola, però io ho la mia agenda e quindi io sono malata di cartoleria, di cancelleria e voi ormai lo sapete. Allora, bando alle ciance, ciancio alle bande, iniziamo. Ho preso questi qui li ho visti sul gruppo Cartopazze e me ne sono innamorata. Ne avete parlato tutti bene, sono dei pennarelli che hanno un lato da evidenziatore più largo e l'altro invece hanno la punta più fine e quindi per scrivere sull'agenda è il top. Ho preso questi tre che sono il numero 51, 54 e 57, che sono viola, lilla e rosa. E poi l'altro ho preso 31, 34 e 37, che sono rosso, viola scuro tipo fucsia e invece un rosso, un rosa acceso. Questi qua li ho pagati 3 euro l'uni, quindi 6 euro tutti e due, e sono veramente belli e non vedo l'ora di utilizzarli. Poi magari vi faccio sapere più là come mi sto trovando, magari durante un mio video agenda. Poi ho preso questa qui, papapapà, non potevo lasciarla lì, era bellissima ed è bellissima, è una super mega gomma, sì. È una gomma a forma di matita colorata, che poi i colori sono stupendi, rosa, giallo e Tiffany, sono veramente dei colori bellissimi e io non vedo l'ora di... Sì, io la apro insieme a voi, qua magari... Perché la voglio annusare, cioè ho l'esigenza di annusare questa gomma, non mi prenderete per pazza. Mamma mia! Wow! Ma guarda! Posso fare tipo... Ah no, perché non è molle. Vabbè, comunque. Mamma mia, che odore! Fa un odore spettacolare! Non lo so, io pensavo nella mia testa così bacata che profumasse tantissimo. E in effetti profuma tantissimo, non so perché mi ispira... Ma non sembra tipo un Bustel? Guarda! Un Bustel, ecco, questa qua è una penna, una gomma matita Bustel, stupendo. Comunque, questa qui l'ho pagata 1 euro ed è un affarone. Come vi ho mostrato nel vlog, c'erano anche azzurra, se non mi sbaglio, e gialla, forse. Comunque, questa qua è la più bella. Poi, tralasciando la mia pazzia che ormai mi sta portando via, ho preso altre gomme, sì, queste qua a forma di mollette, perché mi avevano colpito tantissimo, ho detto ma no, ma sono delle gomme, sì, sono delle gomme, i colori sono veramente bellissimi, perché abbinano il giallo col Tiffany, poi il rosa col colore carta da zucchero, di nuovo l'azzurro chiaro col rosso, e mi piacciono veramente tantissimo, ma queste non li spacchetto, perché sono sicura che profumeranno come questa qui. Quindi voi sapete anche che adoro le Yankee Candle, le candele, quindi come faccio a non usare? Le mollettine sono costate 1 euro, quindi 1 euro per 3 mollettine gomma. Poi non potevo non prendere questo qui. Questo qui è un temperamatite a forma di bicchiere per il caffè tipo americano e non potevo lasciarlo lì. Ho sentito anche di... Ma qua c'è il temperino dentro. Perché lo dico? Perché una ragazza, sempre del gruppo Cartopazze, ha avuto la delusione di non trovarci il temperino dentro. Cioè, ma voi vi immaginate? È come quando io ho preso le forbici da Tiger che non tagliavano una cippa lippa. Cioè, ci restiamo un pochettino deluse. Però vedo qua la lama, ci dovrebbe essere. Comunque, questo qui l'ho pagato 1 euro. Se lo trovate, prendetelo perché è troppo carino. Poi o taglia, non taglia, cioè o tempera, non tempera, però messo sopra la scrivania fa la sua figura, per 1 euro va bene. Poi ho preso questo set di matite, questo qui, che ci sono 8 matite, 8 matite, tu, voi dite che cosa te ne fai con 8 matite?
Mi piacciono. Mi piacciono perché erano nere, quindi non lo so perché, ma il nero mi ricorda Harry Potter, cioè aiuto, non lo so perché. Tipo bacchette magiche, mamma mia, Corinne, finiscila. E poi il sopra è tutto colorato, quindi c'è l'azzurro, il verde, il rosa e il nero, ma sono bellissime. E le ho pagate 2 euro. 2 euro? 8 matite? Si può fare, veramente, ve le consiglio. Poi penso che scrivono tanto perché hanno una puntona tanta. Ma comunque non è questo il perché. Secondo me scrivono tanto. Poi Andrea mi ha regalato questi qui. Questi qui sono dei piccoli evidenziatori, sono bellissimi. Arancione, verde, giallo, rosa e lilla, viola. Sono veramente bellissimi, al costo di 2 euro, non potevo lasciarli lì. Anche perché io ho due evidenziatori, sì, ma entrambi no, mi hanno lasciato perché non colorano più niente. E quindi approfittate e mi ha detto te li regalo io, grazie, questi qua a 2 euro. E inoltre mi ha anche regalato questa penna. Questa penna è graziosissima, è bellissima. Un euro, che è così, mi piace toccare la testa della bambolina, è troppo bella. E poi io l'ho scelta bianco e nera, però c'erano altri colori, c'era anche azzurro e verde. Comunque ve li consiglio perché sono bellissime, consiglio. Poi ho preso una cosa che non avevo mai preso, ovvero è questo cosino piccolino che sopra c'è disegnato un fiore, che serve per fare i buchi decorati in un foglio. Io ad esempio li farò poi nei washi tape per poi metterli nell'agenda. Questo qui con il fiore, c'era anche la farfalla ma non l'ho più trovata. Qualcuno se l'è preso. Ogni volta che io dico devo comprare una cosa, ci torno il giorno dopo, non c'è più. E questo qui costava 1 euro. Poi non potevo lasciarli i washi tape, questi qui, deco tape, come volete voi. Questi qua col panda, quindi della vecchia collezione del panda, abbinato a questi qui con i cuori. Sono 2 pezzi, 1 euro, quindi non si può lasciare lì, non si possono lasciare lì. Tiger conviene sempre. E poi non riguarda l'ambito scolastico, quindi con le cose della scuola abbiamo finito. Però ve li mostro perché mi piacciono tantissimo. Sono 2 maschere, queste qua. Per il sonno, chiamiamole così, una azzurra, ovvero una per Andrea, e una rosa per me, per Corinne. Perché? Perché ho intenzione di utilizzarle nelle varie challenge, quindi sottoporrò Andrea, anzi lui è contentissimo di fare questi tipi di video con me, a qualche challenge divertente. E avevo bisogno di queste mascherine, e queste qua mi piacevano troppissimo, costavano 3 euro l'una se non sbaglio, però nonostante il costo sia un pochettino eccessivo non potevo lasciarle lì, almeno poi così facciamo un pochettino ridere. Questo video haul finisce qui, spero che questo video haul vi sia piaciuto, vi sia stato utile, io vi consiglio tutto quello che vi ho mostrato, veramente tutto. Se mi seguite sui miei social, soprattutto sulla mia pagina Facebook Corinne Mantineo YouTube, io lì vi posso spiegare nello specifico se una cosa mi funziona veramente, se una cosa poi mi ha dato una maledettissima delusione, tipo quelle famosissime forbici. E niente, io vi ricordo che di andare a passare dal canale di Elena, perché è veramente dolcissima, anche lei come me malata di Tiger, e lascerò le sue informazioni giù nell'info box. Se il video vi è piaciuto, un bel like, iscrivetevi al canale per non perdere i miei prossimi pazzi super mega video. E niente, io vi mando un grandissimo bacio e stalkerizzatemi su tutti i miei social, e noi ci vediamo al prossimo video. Ciao.